Si è conclusa ieri sera la settima giornata del campionato di Serie C. Nel girone C due erano le sfide con il Benevento che ha affrontato la Juventus Next Gen al Vigorito e il Picerno che ha ospitato il Messina. Nessun ribaltamento di pronostico con le due formazioni locali che sono riuscite a fare bottino pieno. I lucani Di Tomei continuano con il magic moment fatto di quattro vittorie e tre pareggi senza alcuna sconfitta. I peloritani al Curcio vanno sotto al minuto 76 con Cardoni. Il raddoppio del Picerno arriva all'80%. Con Petito altri tre punti, Picerno che sale a quota 15 in classifica, capolista insieme al Benevento che liquida la pratica Juventus nonostante lo svantaggio al 22 con Palumbo, complice l'errore del giovane portiere Nunziante. Reagisce subito la squadra di Auteri con Manconi che prima sbaglia il rigore sulla respinta mette in rete l'1-1. -1. Il Benevento crede fortemente nella rimonta e la ottiene tutto in pochi minuti. Al 37 esimo Simonetti ribalta la gara. Al quarantesimo la Mesta realizza il tris e mette il sigillo su una partita che ha ancora spazio per il poker dei Sanniti, ancora con Simonetti su grande assist di Prisco. Volano Picerno e Benevento, le due capolista del girone C, a più due sul Monopoli al secondo posto in classifica.